Scalea, perché infatti lo Scalea è partito bene i primi 20 minuti, ha avuto un'ottima occasione, è stato bravo il nostro portiere Nani a intercettarla, poi alla fine, nel primo tempo, a 10 minuti alla fine abbiamo creato due palle gol, però pian piano abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una grossa prestazione nel secondo tempo. Io penso che poi il risultato alla fine sia meritato. Complimenti a Luigi Cannavale perché sta facendo un grande lavoro con questa, con questo Scalea. È una squadra organizzata, preparata, quindi per noi sapevamo che questa era la difficoltà. Abbiamo superato un grande scoglio per la vittoria finale. Temevate un po' le mosse di Carnevale, Salerno? Perché mi pare Gigi Fazio ci ha raccontato in diretta che dopo il gol del vantaggio un attimino vi siete coperti, soprattutto al centrocampo. No, siamo stati più attenti. Sapevamo che loro giocavano molto bene sulle seconde linee, sulla seconda linea in avanti. Quindi si è rischiato un paio di volte il primo tempo. Abbiamo preso un po' di situazione tattica, abbiamo rimediato su alcuni, ho spostato Torchi in mezzo al campo, ho spostato Cucci sulla terzina sinistra, Andy Loro a destra, quindi la squadra ha avuto più quadratura nella fase difensiva, ma in fase offensiva abbiamo creato tante situazioni da poter poi abbiamo fatto un buon secondo tempo. Luigi è bravo su questo, poi la squadra la conosce a memoria e quindi sapevamo, abbiamo vinto una partita difficile e questo è quello che mi orgoglisce. I ragazzi sono stati bravi a non perdere la pazienza, a non perdere la testa anche sulla situazione difficile, però siamo stati bravi, su questo va un 10 e lode ai miei ragazzi. Senza un piemontese in campo, poi sapendo la difficoltà che avevamo, che è la prima partita che giocavamo senza Ciccio, è una pena per noi importantissima perché è un giocatore che non ne puoi fare a meno, e quindi anche questa è stata una risposta importante per la squadra, in modo che anche Ciccio non sente troppa responsabilità in alcune partite, però una vera squadra si deve vedere anche sulle difficoltà di un compagno che viene a mancare, soprattutto il bomber della categoria che ti fa riparto da solo. Certo. Vincenzo. Sì, buonasera mister. Io direi che il problema direi più che altro non è tanto la Palmese, ma sono quelli dietro che vanno a rilento. Voi fate il vostro dovere ogni domenica, insomma vincete 15 partite, ne pareggiate una e ne perdete soltanto una, 5 punti in più rispetto alla stessa giornata rispetto a Roccella. Dove volete arrivare? Ne avete 46. Io ho detto ai miei ragazzi che dobbiamo intanto prendere tutte le partite come abbiamo preso pure oggi. Dobbiamo avere quella fame perché bisogna raggiungere, penso, lo stesso risultato dell'andata, fare 40. Io ne metto 41, un punto in più. Pronto? Mi senti? Sì. Io abbiamo fatto questa scommessa con la squadra e speriamo di poterlo raggiungere questo traguardo. Però partita per partita, come oggi si è visto che il vocale è andato a Vibo e non era facile per la Vibonese, avendo un vocale che hanno bisogno di punti. Le difficoltà ci possono stare, però se giochiamo come abbiamo giocato oggi, soprattutto il secondo tempo, secondo me possiamo prenderci parecchie soddisfazioni e chiudere il più presto possibile questo campionato. Bene. Quindi secondo te, Rosario, il 15 marzo sarà la giornata della il 22 febbraio, speriamo di poter arrivare là con... Perché il 15 marzo, scusi? Il 15 marzo però giocate in casa contro il Castrovillari, avete 13 punti, tenete questa. Vabbè, io spero di poterla, noi speriamo di poterla chiudere prima. Il 22 febbraio addirittura là, vivo. All'altezza della situazione. Comunque non mi dispiace anche la tua data. Il bello che ora vi potete permettere anche di scegliere la data, questa quindi è una cosa troppo forte, dai. Vabbè. Grazie Salerno. Sì, siamo in viaggio quindi. Dicevamo che non mi dispiace la data di Vincenzo, che anche il 15 marzo va bene. Quindi vi permette